Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, ha ospitato nella sala consiliare un gruppo di 34 studenti e 3 insegnanti slovacchi che si trovano in città ospiti dell'Istituto Flora. La visita ha per obiettivo far scoprire alle giovani generazioni tradizioni e itinerari dei due paesi, Italia e Slovacchia, attraverso la scoperta di antichi arti e mestieri comuni. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Il nostro Istituto Flora ogni anno organizza uno scambio, un gemellaggio con un'altra scuola simile in un paese europeo. Quest'anno è stata la volta di un istituto in Slovacchia che ha visto i nostri ragazzi lì ospiti per qualche giorno, ma l'invito è stato che anche loro venissero a vedere Pordenone. Sono appena arrivati, dopo 12 ore di viaggio in pullman, il primo edificio significativo che hanno visto è il nostro palazzo comunale e la sala del consiglio. Quindi è stato un piacere ospitarli, spiegargli brevemente la storia della città, fare capire i simboli che ci sono nella sala consiliare e invitarli a godere questi 3 giorni a Pordenone proprio per capire bene come noi viviamo, come siamo uguali a loro e invitarli a ritornare. È stato un piacere, fa parte di quella apertura mentale che dobbiamo favorire nelle nostre scuole, nei nostri ragazzi, questo confronto con l'Europa, siamo così uguali e simili che ormai i confini sono inesistenti e bisogna farlo vedere tutti i giorni con azioni di questo tipo.